Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze, oggi andremo a preparare una torta alla panna. Gli ingredienti sono 3 uova, 120 g di zucchero, 70 g di fecola di patate e 70 g di farina 00, una bustina di lievito e della panna mondata e un po' di latte. Iniziamo con la preparazione. Dividiamo le uova. La prima cosa, mondiamo il bianco dell'uovo a neve. Abbiamo mondato il bianco a neve, ora aggiungiamo lo zucchero al rosso d'uovo. Un po' di latte e iniziamo a sbattere. Una volta che il bianco d'uovo è diventato molto chiaro, ci aggiungiamo la farina. Farina e fecola insieme. E continuiamo a sbattere. Se vediamo che l'impasto ci risulta duro, ci aiutiamo con un po' di latte. Ora il composto d'uovo lo andiamo a versare nel bianco d'uovo. Con una spatola puliamo tutto. Andiamo a girare con la spatola senza frullare. Delicatamente. Ora ci aggiungiamo la panna montata. E continuiamo a mescolare. Finché si mischia tutto, diventa tutto uniforme. Ora ci aggiungiamo la bustina di lievito. Continuiamo a mescolare. La guarnizione, mettiamo il cioccolato dentro il bicchiere. Ci andiamo a mettere 2 cucchiai del composto, 2 o 3 cucchiai. Andiamo a mescolare. Abbiamo mescolato bene il cioccolato. Ci serviranno anche le scaglie di cioccolato. Ora versiamo il composto in una teglia con carta forno. Abbiamo messo il composto in una teglia, intanto accendiamo il forno a 180 gradi. Ora ci mettiamo il cioccolato. Aggiungiamo i scagli di cioccolato.
Ora andiamo a infornare per circa mezz'ora. Ecco, la torta è pronta. Grazie per aver seguito il mio video ricetta. Ci risentiremo al prossimo video. Buona serata a tutti, a presto.